Mister, è un punto contro una squadra forte, il Sassuolo segnava sempre, il Sassuolo è il miglior attacco del campionato, l'Udinese ha fatto una bella partita con attenzione, rispettando il piano gara, e è riuscito a imbrigliare con merito il Sassuolo traendo un buon punto. Condivide questa analisi? Insomma, il Sassuolo ha dimostrato una crescita costante in questo inizio di campionato, ha offerto delle prestazioni di altissimo livello e anche una classifica di altissimo livello. E al di là che merita, rispetto a prescindere da questa classifica, ti costringe durante la partita a difendere in un certo modo e a difendere tutti insieme, cosa che è successa piacevolmente. Detto questo, non siamo venuti qua solo per difenderci, abbiamo cercato di costruire a nostra volta, di costruire dei presupposti per poter far male anche al Sassuolo. Si era parlato tanto, lo diceva anche lei ieri alla vigilia, del fattore cattiveria, ma lei ha usato un'espressione diversa, molto bella secondo me, significativa: migliorare centimetro per centimetro. Questa sera si sono visti i primi centimetri di miglioramento, no? Allora, i primi centimetri di miglioramento vengono fuori dal fatto che non prendi gol. E la settimana scorsa una partita analoga, pur con degli aspetti tattici anche profondamente diverse, non ci aveva portato risultato, e prendere gol all'84esimo in quel modo, in un modo abbastanza episodico, fa apparire tutto nero, tutto brutto. Oggi non abbiamo risolto tutte le cose su cui dobbiamo migliorare il centimetro per centimetro, però di sicuro l'atteggiamento è stato di chi lo vuole guadagnare il centimetro, non perdere. Questa secondo lei è riconducibile al ritorno al 3-5-2, al ritorno in difesa di Bram Neutink, o i moduli, la tattica, gli uomini non contano? Perché oggi abbiamo visto una prova di tutti, da squadra vera, con tutti sul pezzo. Sì, secondo me è così, questo è il mio modo di pensare. Poi il Sassuolo secondo me andava affrontato in questo modo qua, questa è un'opinione personale, e invece il Milan, che ha la stessa classifica del Sassuolo e grande qualità come Sassuolo, secondo me andava affrontato in un modo diverso. L'ultima gliela faccio ricollegandomi anch'io a quelle che sono state le parole di De Paul nell'intervista con Sky a bordo campo, che ha detto che questo è un punto importante per tutta la squadra, ma anche per lei, perché non era giusto che a essere magari tra virgolette in discussione non ci fosse solo lei, ma i giocatori, tutto il gruppo si sentiva in discussione per le sconfitte che erano arrivate, e quindi gli ha dato anche un bel messaggio dicendo che con lei si è visto un grande calcio e c'è un bellissimo modo di lavorare che lei impersonifica, arrivando per prima e andando via per ultimo. Immagino le facciano piacere queste parole. Sì, evito di commentare, è chiaro che è una cosa che fa piacere, perché oggi di sicuro non sono solo parole, di sicuro è una risposta a un atteggiamento messo in campo da tutti, a partire da De Paul, ma da tutti.